Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio farvi vedere come sono andata a riorganizzare e sistemare il bagno. Qualche giorno fa ho fatto questo lavoro, ve lo avevo già accennato in uno dei video precedenti. C'era assolutamente bisogno di farlo perché i cassetti erano incasinatissimi. Quindi ho fatto questo lavoro, ci ho messo circa un paio d'ore, però sono rimasta poi super soddisfatta del risultato. Quindi non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio all'organizzazione del bagno. Questo è il bagno come era prima. In realtà non era super incasinato se non per questi prodottini un po' sparsi sul mobile perché avevo finito da poco di truccarmi, ma la cosa che più mi preme riordinare sono questi cassetti perché, come vedete, sono un po' disordinati, non hanno più un senso logico, le cose sono buttate un po' così a caso e quindi voglio assolutamente andare a riordinare per bene tutto quanto, organizzando meglio i cassetti e organizzando meglio i prodotti che poi andrò a mettere all'interno. Ovviamente la prima cosa che vado a fare è svuotare completamente tutto, perché quando io decido di riordinare qualcosa devo per forza ribaltare tutto, quindi svuotare completamente e ripartire da zero. Solo in questo modo riesco a fare un lavoro preciso, un lavoro che poi mi soddisfa. Quindi vado a svuotare tutto il cassetto e poi, visto che il cassetto era completamente vuoto, ne ho approfittato per pulirlo e c'era anche un sacco di sporco, c'era tanta polvere. Questo lavoro non lo faccio molto spesso, quello di svuotare il cassetto e andare a passare l'aspirapolvere, però come vedete c'era la necessità di farlo, quindi ho pulito per bene tutto utilizzando il Lisoform. Mi sto trovando molto bene con questo prodotto perché disinfetta bene e lascia anche un buon profumo. Una volta pulito il mobile vado a svuotare completamente tutte le ceste. Queste che vedete grigie, perché sicuramente me lo chiederete, le avevo acquistate da Maison du Monde ancora un anno e mezzo fa circa, però qualcosa di simile comunque potete trovarlo tranquillamente in tutti i negozi che vendono articoli per la casa. Quindi svuoto tutto quanto, vado a selezionare poi le cose che effettivamente voglio tenere e tante altre vi dico subito che le ho messe da un'altra parte, le ho messe nello studio perché in bagno alla fine non andavamo ad utilizzarle e andavano ad occupare posto per niente. Sono andata poi a rimettere le ceste all'interno del cassetto, ho cambiato leggermente anche la disposizione per ottimizzare al meglio lo spazio, quindi per sfruttare il più possibile tutto il cassetto, perché comunque non ho tantissimo spazio dove tenere le cose, avendo scelto un mobile molto minimal, e quindi se riesco ad organizzarlo al meglio, ben venga. In questa prima cesta sono andata a mettere tutti i prodotti per i capelli, la maggior parte sono i miei, ho messo lo shampoo, ho messo il balsamo, ne ho davvero tantissimi, quindi sono andata ad organizzarli tutti e ho messo solo i prodotti che al momento sto utilizzando. Ho tantissime maschere per i capelli che invece tengo da un'altra parte perché qui avrebbero occupato davvero troppo spazio, quindi ho messo soltanto, diciamo, le cose base, quelle che utilizza anche Ste. E ho sistemato per bene tutto e sono contenta di avere un reparto proprio dedicato ai capelli. Poi nell'altra cesta più piccola invece ho messo tutti i prodotti per lavarsi il corpo, prodotti da doccia, e anche in questo caso li ho organizzati per bene. Poi, avendo un po' di spazio, ho aggiunto anche un paio di saponi per le mani. In questo contenitore azzurro invece sono andata a mettere le lacche, i deodoranti, il deodorante per ambiente, insomma un po' di prodottini vari che non sapevo dove mettere, quindi li ho messi tutti insieme, tra cui anche i cotton fioc e un dentifricio nuovo. In questo più grande, in questa cesta più grande invece sono andata a mettere le piastre, il phon, tutte le cose che mi servono per sistemare i capelli perché occupano un pochettino più di spazio, quindi li ho organizzati insieme all'interno di questa cesta più grande e sono super soddisfatta. Poi arriviamo all'altro cassetto che invece utilizzo per organizzare i prodotti per pulire il bagno,
tra cui la carta igienica, perché non so mai dove metterla, quindi alla fine ho creato un angolino lì. Anche in questo caso, prima ho pulito tutto, c'era un po' di sporco e quindi ho dato una bella pulita anche a questo cassetto. Sono andata a rimettere tutte le ceste e i vari contenitori all'interno e anche in questo caso poi sono andata ad aggiungere tutte le cose che avevo appena tolto. Io trovo che organizzare i cassetti con dei contenitori più piccoli all'interno sia la soluzione ideale per avere tutto è bello in ordine. Arriviamo ai prodotti per il bagno che ho deciso di contenere all'interno di questa vaschettina trasparente che ho preso sempre da IKEA. Qui ho messo proprio tutti i prodotti che mi servono e che utilizzo per pulire il bagno. Mentre nell'altro contenitore azzurro che ho preso sempre da IKEA ho messo le spugne che mi servono per pulire il bagno, quindi ho organizzato bene le spugne, ho anche messo l'accessorio per pulire il vetro della doccia. In realtà lo uso un po' poco perché preferisco farlo con il classico panno, però ce l'ho e quindi insomma l'ho aggiunto qui, mentre nel lato restante ho messo tutte le, cioè la carta igienica, la scorta. Poi arriviamo finalmente all'organizzazione del mobile a vista. Quindi come prima cosa sono andata a togliere tutto, ho ripulito, però non si è visto perché la macchina fotografica ultimamente mi sta dando un po' di problemi. Poi sono andata a riorganizzare tutti i prodotti che utilizzo per la skincare. Li metto sopra questi cassettini perché alla fine li utilizzo tutti. Non ho voglia ogni volta di andare a recuperarli nello studio, quindi li lascio qua a vista che comunque mi piacciono. In questo angolino invece sono andata a togliere le cosine che c'erano e ho deciso di decorare in un altro modo. Quindi alla fine sono andata a sfruttare questa cesta, questo cestino che in realtà nasce come porta tovaglioli, l'ho preso da IKEA e l'ho utilizzato come ripiano per contenere poi alcune cosine come la candela. Ho selezionato questa di Ava May che ha un profumo buonissimo, poi ho messo un profumo di Ste e una piantina giusto per dare un tocco di verde. Ovviamente se c'è una candela non si può non accendere perché crea subito una bellissima atmosfera e rende proprio il bagno ancora più pulito, mi dà proprio quell'impressione di rendere il tutto più accogliente e pulito. Vado a completare con il nuovo tappeto che ho preso da IKEA, che tra l'altro, apro e chiudo parentesi, mi piace tantissimo, è morbidissimo, e questo finalmente è il bagno pulito e riordinato. Sono davvero super 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 soddisfatta. Velocemente vi faccio vedere i cassetti riordinati, partendo dal primo dove tengo i prodotti di pulizia. Come vi ho detto, ho messo la carta igienica, la scorta, perché noi siamo abituati a fare scorta, quindi l'ho messa qui. In un contenitore invece ho messo tutte le spugne, mentre nell'altro ho messo tutti i prodotti per pulire. Mentre nell'altro cassetto, come vi ho fatto vedere prima, sono andata ad organizzare tutti i prodotti per la cura personale. Trovo molto utile e pratico aver diviso i prodotti per capelli da quelli per il corpo. Come avete visto, c'era assolutamente bisogno di fare questo lavoro perché i cassetti erano super disordinati. Poi io, ricevendo tanti prodotti, li accumulo e non so poi dove metterli, quindi devo tenere organizzato il più possibile per riuscire ad utilizzare tutti i prodotti, per non aprirli poi lasciarli aperti da qualche altra parte sparso per casa. Quindi sono andata ad organizzare tutto bene bene. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un pollicino in su per supportare il canale.
canale. Spero che vi abbia motivate e vi abbia fatto venire voglia, insomma, di riordinare anche il vostro bagno oppure qualsiasi altro mobile che avete in casa. Iscrivetevi per non perdere i prossimi video e vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Thank you.